esperienza urbana, la scelta di downsizing mi è piaciuta molto, per la verità. Entra subito in argomento, quello che forse molti di noi non sono riusciti a fare anche in altri casi. Io dico subito che, a proposito della domanda, io credo che non sia questo il problema, quello delle dimensioni. Ci sono molti. D'altra parte il libro, è una mia personale impressione, poi ognuno legge come secondo le proprie personali esperienze, il libro utilizza il dato della perdita di popolazione per parlare del declino urbano e anche per porre il problema eventualmente della dimensione. Io ritengo che il problema del numero degli abitanti non sia per forza, insomma, innanzitutto noi siamo in presenza di una dimensione amministrativa, un Napoli molto piccolo. Volendo parlare di dimensioni dobbiamo parlare dell'area urbana estesa, qualcuno nel libro cita l'esigenza che questo sia fatto, lo stesso curatore di Mario Gaeta anche nel loro intervento. Dovremmo parlare di un'area urbana estesa, dovremmo parlare di area metropolitana, se non che area metropolitana non è più esattamente un modo di definire un'area urbana che probabilmente è confacente all'attualità. Molto di quello che succede a Napoli si è trasferito all'esterno. E allora anche il dato degli abitanti andrebbe commisurato quantomeno di comuni di Napoli, si con i comuni della seconda colonna, e credo che sia in lieve aumento da questo punto di vista, se si guarda la provincia è sicuramente in lieve aumento. Questa è una prima cosa. La seconda cosa, sempre a proposito della domanda che mi è stata rivolta, se non era vero 20 anni fa che Napoli era una città malata di sovraurbanizzazione, ma non è neanche malata di sottourbanizzazione oggi, quando la città veniva letta spesso, soprattutto fino ai primi anni 80, come un caso di sovraurbanizzazione, perché la base economica della città non corrispondeva all'offerta di lavoro, per esempio, determinata dal numero di abitanti. Se non era vero quello, non era vero, non è vero neanche adesso che sia troppo piccola. Io credo che piuttosto il tema che propone il libro, che è quello del sottodimensionamento, vada inteso nel senso, per me, come lo leggo io, nei termini di periferizzazione della città. E non periferizzazione perché trasferisce la popolazione in periferia, ma di periferizzazione rispetto al sistema urbano europeo, rispetto al sistema urbano italiano. Di declassamento, quindi, in questo senso, come traduzione di downsizing. Quindi la riduzione della popolazione potrebbe non essere l'elemento centrale, forse è anche un dato indotto da altri fattori, non per la popolazione, anche per motivi fiscali, probabilmente. L'area urbana estesa. Tanti anni fa veniva usata la definizione di campagna intermedia. Se si prende in considerazione la città senza la sua continuazione fuori la fine della cerchia comunale, prendiamo in considerazione qualcosa che non ha molto senso in realtà, anche se il mancato cambiamento della città centrale è fondamentale per capire anche le periferie. Cioè, è corretto occuparsi di Napoli e di Napoli sostanzialmente, ma non senza calarla dal punto di vista dimensionale all'interno di un'area urbana più estesa.